mercato serbo in volley addirittura sulla seconda di servizio. Questo è un ace. 15-30. È arrivata ma non è riuscita a frenarsi, anche a frenare la corsa in avanti. 15-40, due palle break per la Martinez. Ancora una palla break. Ci arriva comodo e il passante buono. Recupera un break dunque la Martinez, accorcia le distanze ma è sempre in ritardo di un turno di battuta, soprattutto sotto 6-3, 5-2. Ha giocato molto poco, forse qualcuno lo saprà, in seguito alla scomparsa della moglie. La moglie è morta un anno e mezzo fa circa e lui ha giocato molto poco da allora, sta riprendendo adesso piano piano. Affronterà Rafter al primo turno. E poi una wild card è stata data a Dejan Petrovic, giocatore australiano naturalizzato, e l'ultima è stata data al francese Nicolas Mahut, che è stato il vincitore juniores del torneo di Wimbledon nel 2000. Palle nuove, Martinez al servizio per rimanere nel match, sotto 5-2. Posta e smash, 0-15. Sarà contento Stefano, il nostro amico che ha scritto prima, lamentandosi della poca aggressività della Ines. Sarà contento di vederla così invece aggressiva e così predisposta a prendere la rete. Ripeto, contro le giocatrici con cui sente di avere margine lo fa già adesso, contro quelle più forti probabilmente ci verrà un po' di tempo. Controbalza addirittura, e però tira un ottimo passante molto basso la Martinez. 15 pari. No, finalmente un bello scambio anche da parte della Martinez per prendersi il punto a rete. 30 pari. L'ha vista partire, è troppo comodo. 30-40, c'è il primo match point per Martina Hingis dopo un'ora di gioco.
la corta non va a buon fine, ha cercato di chiudere in bellezza, 40 pari. Secondo match point. Prima di servizio al corpo. Parità. Credo che sia solo un prolungare l'attesa di qualche minuto, ma il risultato credo che non sia mai stato in discussione. Davvero la Martinez, al di là delle superfici molto lente, cioè al di là della terra battuta, ha grosse difficoltà a fare match pari con le migliori. Inghis ha i piedi dentro il campo, la Martinez è 4 metri dietro la linea di fondo. Terzo match point. Qui finisce il match. Su questo rovescio finisce il match 6-3-6-2, un'ora e qualche minuto di gioco. Martina Hingis approda dunque in finale, dove domani affronterà Lindsay Davenport nella ripetizione di una sfida che continua a crescere, continua a diventare sempre più